Inaugurata oggi l'83esima edizione della Fiera del Levante, ha seguito per noi la cerimonia di inaugurazione Alba Di Palo, che vedo in collegamento. Alba, a te la linea, raccontaci com'è andata. Ed entra nel vivo l'edizione numero 83 della Fiera del Levante qui a Bari, una campionaria, quella 2019, che punta alla sostenibilità ambientale, oltre che a cercare di costruire un futuro economico, un piano di sviluppo economico che sia sostenibile dal punto di vista sociale. Dove pulsano le idee è il titolo di questa manifestazione, che appunto con i suoi 650 espositori tenterà di accontentare tutti coloro che potranno visitare appunto i viali della fiera. La sostenibilità ambientale, la scelta di questo tema è essenzialmente dovuta alla necessità di raccogliere quello che è il messaggio dei ragazzi di Friday for Futures, il movimento studentesco nato e fondato dalla ragazzina svedese Greta Thunberg, che chiede a chi governa di prendere delle decisioni sul futuro dell'ambiente per tutelarlo. Infatti l'hashtag che caratterizzerà questa fiera è proprio "Non abbiamo un pianeta B", e a testimonianza dell'impegno della Fiera del Levante anche la presenza nei prossimi giorni di Miriam Martinelli, quella che è considerata la Greta Thunberg italiana. Quindi questa fiera è all'insegna della tutela ambientale e anche della cultura digitale e della innovazione. Infatti saranno presenti varie start-up che hanno puntato e puntano sulla diffusione di una cultura digitale che però sia compatibile con l'ambiente. La Fiera del Levante però appunto pulsa di idee anche di natura politica. Infatti la Fiera del Levante si conferma il palcoscenico della politica nazionale e locale. La cerimonia inaugurale ha partecipato appunto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e con lui tre componenti del suo esecutivo: Teresa Bellanova, che ha la delega alle politiche agricole, Francesco Boccia, ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, ed infine Giuseppe Provenzano, che è appunto responsabile del Dicastero per il Sud. Naturalmente la Fiera del Levante è l'occasione per il Premier, che quest'anno si presenta appoggiato da una coalizione di governo differente rispetto a quella dello scorso anno e che ha puntato nel suo discorso al Sud. Quindi sentiamo le parole del Premier. Giuseppe Conte. È un onore e un piacere per me tornare ad aprire la campionaria generale di questa fiera. Lo è ancor di più considerando che si tratta del mio secondo intervento pubblico come Presidente del Consiglio dopo la fiducia al governo ricevuta dalle Camere all'inizio di questa settimana. Da decenni la fiera è giunta adesso alla 83esima edizione, convoglia i più dinamici e innovativi espositori non solo italiani, ma di tutta l'area mediterranea, in settori fondamentali: l'edilizia, il mobile, l'automotive, la meccatronica, l'agricoltura. Nel dibattito pubblico si tende spesso a sottolineare le criticità, i ritardi, le lacune accumulati dal nostro Paese. In questa congiuntura economica abbiamo prevalentemente quattro modalità per recuperare e reperire risorse finanziarie. La riduzione dello spread si sta rivelando una preziosissima risorsa, modalità. Abbiamo da perseguire un decisivo e rigoroso piano di contrasto all'evasione fiscale. Dobbiamo completare la verifica della spesa improduttiva, della spesa pubblica improduttiva, la cosiddetta spending review, e da ultimo dobbiamo avviare e completare una revisione, un riordino del complesso articolato sistema delle agevolazioni fiscali, cosiddetto tax expenditures. Ecco, le risorse reperite potranno contribuire alla riduzione del carico fiscale su famiglie, in particolare con medio-basso reddito, e sulle imprese, in particolare quelle che innovano, quelle che si dimostrano più pronte a raccogliere la sfida della competitività. Più in generale, dobbiamo lavorare ad una robusta azione di semplificazione normativa, a una riforma della giustizia civile e penale, e anche in particolare tributaria. Dobbiamo realizzare una virtuosa alleanza tra pubblica amministrazione e cittadini e imprese, e in particolare tra l'amministrazione, il fisco e i contribuenti. Tutti devono pagare le tasse perché tutti possano pagarne meno. Mai come adesso la prospettiva economica dell'Unione Europea vede con favore
l'investimento di risorse private e pubbliche in tutti i settori ritenuti strategici per conseguire quelli che poi sono gli obiettivi fondamentali dell'articolo di cui all'articolo 1 del Trattato sull'Unione Europea: una crescita economica equilibrata, lo sviluppo sostenibile, un'economia sociale di mercato che miri alla piena occupazione, al progresso sociale, la tutela dell'ambiente, la coesione territoriale, sociale ed economica degli Stati membri. Mai come adesso il Sud ha l'occasione di essere al centro dell'agenda politica non solo italiana, badate, ma anche europea. Il tema sarà parte integrante del patto con l'Europa che ho già anticipato e proposto mercoledì a Bruxelles. In questo contesto è essenziale sfruttare al meglio l'attuale programmazione dei fondi europei e immaginare sin d'ora la futura programmazione. Il Mezzogiorno può, deve diventare il luogo in cui sperimentare la svolta sostenibile in campo ambientale e per le infrastrutture sociali. Aprire una nuova stagione di sviluppo sostenibile impone innanzitutto di cambiare paradigma, riconoscendo che Nord e Sud sono fortemente dipendenti l'uno dall'altro. Piano straordinario per il Sud, lo chiamo straordinario perché lo dobbiamo avviare una volta per tutte, ma in prospettiva voglio che sia strutturale, si svilupperà lungo quattro direttrici principali: lo sviluppo del capitale fisico, la valorizzazione del capitale umano, il potenziamento del capitale sociale e la cura del capitale naturale. Negli scorsi decenni l'accumulazione di queste tipologie di capitale ha subito un forte ritardo proprio nel Sud e gli effetti sono sotto gli occhi di tutti. Già nello scorso mese di luglio ho voluto personalmente convocare un tavolo con le parti sociali proprio per definire le priorità di un intervento per il Sud, nella convinzione che le stesse parti sociali conoscono meglio di chiunque altro le esigenze e i disagi vissuti da cittadini e imprese sul territorio. E concludo con un impegno. È un impegno moderato allo stato dell'arte perché l'attività istruttoria è ancora in corso. Preannuncio che si tratta di un'attività istruttoria molto complessa perché l'evento è molto importante, ci sono tante implicazioni di ordine logistico, di sicurezza, però credo di poter prendere questo impegno di considerare con la massima attenzione la candidatura di Bari per il G20. Lo devo alla comunità pugliese, di cui anch'io faccio parte. E adesso manca la frase di rito. Possiamo dire inaugurata la 83ª edizione della Fiera del Levante. Grazie. Invece ha chiesto ai suoi follower sui social di contribuire, di aiutarlo a scrivere l'intervento il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che entusiasticamente si è detto felice di avere un capo del governo a capo appunto di una coalizione che lui auspicava già nel 2013. Naturalmente le richieste del presidente Emiliano, che ha ribadito la sua collaborazione all'esecutivo, riguardano essenzialmente la Puglia. Sentiamo le parole del governatore. La sanità pugliese, per esempio, a parità di abitanti con l'Emilia-Romagna, ha 15.000 dipendenti in meno e un budget annuale a disposizione inferiore, tra minor finanziamento dal Fondo Sanitario Nazionale e mobilità passiva, di quasi 900 milioni di euro. E qualcuno si chiede come mai in Puglia, che pure sta costruendo 5 nuovi ospedali, centinaia di reparti e strutture territoriali nuove di zecca ed è così risalita nella graduatoria dell'efficienza dei livelli essenziali di assistenza, ci siano ancora liste di attesa troppo lunghe. E grazie, diciamo noi, al Sud. Come si fa a giocare in 7 contro 11 un intero campionato, tutti i campionati, anno dopo anno? Come si fa? Non possiamo vincere, non è previsto dal regolamento. Anche perché se la sanità del Sud, anche solo di Puglia e Campania, smettesse di mandare malati in Lombardia, Veneto ed Emilia, quei sistemi sanitari collasserebbero.
perché spendono molto di più e hanno molto più personale di quello che serve ai loro cittadini. Se il Sud continua il grande recupero già in atto, perché questo va detto, tra breve ci si dovrà occupare degli esuberi di medici e di infermieri che lavorano al Nord. Signor Presidente, siamo in battaglia qui in Puglia e possiamo vincere se potremo giocare 11 contro 11, a parità di obiettivi e di risorse. Possiamo provare a vincere anche la partita nella quale stiamo subendo la sconfitta più bruciante di tutte. Xylella, gelate e controversie giudiziarie sul PSR stanno mettendo in ginocchio la nostra agricoltura. La Xylella è un mostro alieno, arrivato in silenzio dal Sud America, a bordo di piante ornamentali che, pur essendo considerate in letteratura piante ospiti, colpevolmente non erano sottoposte ad alcun controllo da parte dell'Unione Europea presso i varchi portuali e aeroportuali. La Puglia per anni non si è potuta accorgere del proliferare del batterio e non si è resa conto di ciò che stava accadendo. Presidente, la norma originaria deve essere ripristinata e fatta entrare in vigore immediatamente. Stiamo facendo anche un grande sforzo, che sto coordinando personalmente, per salvare il PSR che abbiamo ereditato e che ha dato luogo a durissimi contenziosi tra aventi diritto che ne hanno bloccato le istruttorie e i pagamenti. Noi pugliesi vogliamo inseguire la bellezza, ovunque sia possibile, coniugandola alla vita sostenibile della nostra comunità. Per questo saremo la prima regione d'Italia a dotarsi di una legge che favorisca e protegga la creazione di bellezza, non solo dove essa è naturalmente insediata da secoli, grazie ai nostri avi, ma anche nelle periferie, nelle zone 167 delle nostre città impaurite e incattivite, dove per una lite, per una precedenza automobilistica, si muore a Milano come ad Andria. Il suo governo nasce con il mantra della decarbonizzazione e io lo ripeterò con voi all'infinito. A Taranto e Brindisi non si può proseguire come si era cominciato. Ci deve essere un cambio radicale. Se la magistratura sequestra la gru e il pontile, dove sono morti in modo identico, a distanza di pochi anni, due meravigliosi ragazzi, Francesco Zaccaria e Cosimo Massaro, e se l'altoforno 2 è stato sequestrato, e se l'altoforno 2 è stato sequestrato perché ancora oggi è nelle stesse condizioni per le quali provocò la morte di Alessandro Morricella e Giacomo Campo, fate un applauso anche a loro due, la soluzione non può essere scaricare il carbone dell'Ilva al porto di Brindisi, ho visto il sindaco in sala, e portarlo a Taranto con migliaia di camion o aggiustare, la meno peggio, una fabbrica vecchia e pericolosa. Questa sarebbe una pazzia. Se noi non fossimo stati uomini e donne liberi, nonostante i nostri limiti e le nostre contraddizioni, non ci saremmo guadagnati il rispetto che ci consente di dare all'Italia un contributo alto, sobrio e convincente, come oggi sta avvenendo anche per merito suo. Grazie. Aveva promesso di farsi aiutare dai sindaci Antonio De Caro, sindaco di Bari, ma soprattutto anche presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni. Lui aveva appunto annunciato che avrebbe chiesto al governo di governare, perché governando avrebbe aiutato anche i sindaci ad amministrare la cosa pubblica. Quindi sentiamo un passaggio dell'intervento di Antonio De Caro. Guai a chi smette di emozionarsi mentre rappresenta la propria comunità, guai a chi scambia un incarico temporaneo da svolgere con disciplina e onore per una specie di diritto inalienabile. Guai a chi coltiva l'abitudine al potere. L'abitudine al potere è una malattia pericolosa. Si manifesta con sintomi molto chiari: distacco dalla realtà, tracotanza, presunzione di infallibilità, delirio di onnipotenza, tendenza a circondarsi di adulatori. Per questo mi piace sentire l'emozione di questa fascia, perché è la prova che non ho smesso di riconoscere il valore delle istituzioni che io rappresento ed è la prova che ogni giorno cerco di servirle con umiltà. Posso rinnovare una promessa: nei prossimi 5 anni continuerò a fare il sindaco in questo modo, girando per le strade, dialogando con i cittadini. Qualche giorno fa un cittadino mi ha detto: Antò, ma perché continui a fare i sopralluoghi? La campagna elettorale l'hai vinta, non ti devi nemmeno ricandidare. Ecco, io a quella persona ho provato a spiegare
che io non giro per le strade della città per pubblicare un video o per misurare i like e i voti che mi frutta quel video. Lo faccio perché è l'unico modo che conosco per fare il mio mestiere, che è il mestiere del sindaco. È l'unico modo che conosco per onorare questa fascia tricolore che porto sul petto. Il vero pericolo per le nostre comunità viene da noi stessi, perché quando un'impresa, una famiglia, un cittadino cominciano a vedere il vicino non come un possibile alleato, ma come un ostacolo alla realizzazione dei propri obiettivi, quando l'idea di collaborare, di incontrarsi, di percorrere insieme un pezzo di strada ci mette inquietudine, finisce che ognuno si chiude nei propri orticelli, curando esclusivamente i propri piccoli interessi ed elevando a confine le proprie mura domestiche. Ed è per questo, Presidente Conte, che approfitto della sua presenza qui oggi per ricordarle la candidatura di Bari come sede dei lavori del G20 del 2021. Non lo so se questa candidatura sarà premiata. So che, come diceva qualcuno, comunque vada, sarà un successo, perché comunque ci permetterà di allenarci, ci eserciteremo ancora una volta a investire sul nostro futuro. Un'altra materia, il futuro appunto, su cui stiamo provando a praticare l'insegnamento di Rousseau. Abbiamo infatti abbandonato l'abitudine di far scrivere i piani strategici e i progetti di sviluppo nelle stanze del potere e siamo andati nella direzione opposta. È orientato ovviamente al futuro della fiera l'intervento di Alessandro Ambrosi, presidente dell'ente fieristico, e sentiamo anche uno stralcio del suo intervento. La nuova Fiera del Levante, un'entità tutta nuova, il primo polo fieristico del Sud, ha debuttato con lei lo scorso anno. Come noto, in uno scenario difficile e molto incerto per il futuro del quartiere fieristico e prima ancora dell'intero Paese. La Camera di Commercio di Bari ha ripreso nelle proprie mani il destino della Fiera dei Baresi e con Bologna Fiere ha dato vita a una partnership pubblico-privato per la gestione della sua attività. Una NewCo in cui alla tradizione imprenditoriale, culturale e storica del territorio si è unito il know-how internazionale dei partner bolognesi. È stata e soprattutto sarà una sfida molto impegnativa che però già nel 2018 ha già generato 40 eventi internazionali, nazionali, regionali, fra fiere specializzate, congressi, grandi eventi che hanno rilanciato il brand Fiera del Levante in fatto di reputazione e gradimento da parte di chi vi ha partecipato. Sto parlando di oltre 500.000 persone, con 80 giorni effettivi di attività, ma anche consentito l'inizio di un consistente ed evidente riqualificazione del patrimonio immobiliare. Questi numeri nel 2019 saranno ancora più interessanti, con sensibili e significativi incrementi. Naturalmente sono stati tanti i commenti agli interventi sia del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ma anche degli esponenti della politica locale che noi abbiamo raccolto e vi faremo ascoltare nelle prossime edizioni. Se non ci sono domande da studio, io, Luca, ti restituirei la linea.